Quindi Carlo, lascio a te con questi due spunti che ti chiedo di brevemente ma di approfondire. Grazie mille. Grazie mille Stefano, buongiorno a tutti, vi ringrazio davvero di questa occasione e mi ricollego subito alle parole del collega del Ministero delle Infrastrutture che mi ha preceduto sul tema delle infrastrutture, cioè noi dobbiamo aggiungere la parola verde, e non è uno slogan, alla parola infrastrutture, infrastrutture verdi, così come dobbiamo aggiungere la parola ambiente alle due parole. Turismo e cultura, ambiente, che caratterizzeranno il progetto Valore Paese Italia. In questo senso è fondamentale, e qui mi ricollego a quanto mi hai appena chiesto, è fondamentale il collegamento con due reti che garantiscono la presenza in Italia di un patrimonio di aree protette invidiabile e quindi la prima rete è quella delle riserve uomo e biosfera, MAB dell'UNESCO, e la seconda rete è quella dei parchi nazionali, 23 parchi nazionali, 24 sulla carta, ma 23 effettivi. Parchi che hanno anche una lunga storia. Nel 2022 festeggeremo i 100 anni dalla costituzione del primo parco nazionale, il Parco Nazionale d'Abruzzo. Quindi abbiamo questo patrimonio di aree naturali protette, alcune aree MAB si trovano all'interno di parchi nazionali, altre no, e quindi è fondamentale che nella progettazione degli interventi nell'ambito del progetto Valore Paese Italia siano coinvolte queste realtà, anche perché portatrici di un'esperienza e di un know-how che può essere molto utile nella formazione nella costruzione delle progettazioni. Faccio un esempio. Noi negli ultimi 2 anni il Ministero dell'Ambiente ha finanziato i parchi nazionali nell'ambito di un programma che abbiamo chiamato Programma Parchi per il Clima e quindi abbiamo finanziato interventi di efficientamento energetico, interventi per favorire la mobilità sostenibile, interventi per prevenire gli incendi boschivi e quant'altro. Quindi, diciamo, con questa progettazione che è partita nel 2019, si è sviluppata nel 2020 e si concluderà nel 2021, noi abbiamo concentrato risorse e quindi abbiamo fatto in modo di sviluppare anche capacità progettuali e gestionali. Per quanto riguarda, diciamo, il coinvolgimento di queste reti, vorrei ricordare due importanti intese che sono state sottoscritte dal Ministero dell'Ambiente nel 2020. La prima con l'Agenzia del Demanio, appunto, per la valorizzazione dei beni militari che sono all'interno dei parchi nazionali, del sistema delle aree protette. E già stiamo facendo un'esperienza nel Parco Nazionale di Pantelleria per valorizzare una struttura, un'ex struttura del Ministero della Difesa, anche per le esigenze del Parco Nazionale, per le esigenze di tutela del Parco di Pantelleria. Il secondo protocollo d'intesa è quello che abbiamo sottoscritto sempre quest'anno con il CAI per realizzare il sentiero dei parchi, partendo dal sentiero Italia del CAI, che riguarda soprattutto le zone montane. Il progetto è quello di, qui non parliamo più di ciclovie, parliamo proprio di sentieri per il cammino, per un turismo dolce, come veniva detto, che nella nostra ambizione dovrebbe in qualche modo connettere tutte le aree protette nel territorio, presenti nel territorio nazionale. Ecco, sicuramente questi progetti ci danno modo di mettere in collegamento, di mettere in rete una serie di soggetti che possono intervenire attivamente anche nel progetto Valore Paese Italia. Da qui al 2030 il Ministro dell'Ambiente ha uno stanziamento di 30 milioni di euro sia per la sentieristica nei parchi, sia per i muretti a secco che sono strettamente collegati anche alla rete sentieristica.
Vorrei però rispondere anche al secondo quesito che mi ponevi, Stefano, è quello dei criteri ambientali a cui ancorare la progettazione. Noi abbiamo una grande occasione, ovvero un'esperienza che è maturata nel corso degli ultimi 5 anni sostanzialmente, ma direi forse nel corso degli ultimi 7-8 anni, relativa agli acquisti pubblici verdi, al Green Public Procurement. In questo campo l'Italia è abbastanza pioniere nel contesto europeo. Abbiamo elaborato criteri ambientali minimi per l'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione. Questi criteri ambientali in qualche modo favoriscono una progettazione che tiene conto dei consumi energetici, degli impatti ambientali e di tutti gli aspetti che possono rendere sostenibile un bene acquistato o un servizio acquistato dalla pubblica amministrazione. Alcuni di questi criteri ambientali possono essere particolarmente utili nella progettazione degli interventi. Mi riferisco in particolare ai criteri per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici pubblici, mi riferisco ai criteri per l'efficientamento energetico, ai criteri per i servizi di raffrescamento e riscaldamento, ai criteri per i sistemi di illuminazione pubblica, eccetera, eccetera, per la gestione del verde pubblico. Ecco, diciamo che questi criteri sono studiati e costruiti insieme ai portatori di interessi, quindi alle associazioni imprenditoriali, alle imprese, affinché il criterio non sia eccessivamente ambizioso e in questo modo escluda una platea di possibili competitori, ma al tempo stesso favorisca un innalzamento degli standard ambientali degli interventi che noi andiamo a realizzare. Quindi diciamo, in questa costruzione si fa una opera di mediazione tra l'eccellente e il troppo e quello che è insufficiente dal punto di vista ambientale. Quindi diciamo, l'utilizzo di questi criteri ambientali nelle attività di progettazione degli interventi che saranno realizzati, a nostro avviso, può garantire che il progetto Valore Paese Italia sia un progetto green, e questo a cui dobbiamo tendere senz'altro anche in relazione a quello che si sta discutendo in questi ultimi mesi sia a livello europeo che a livello nazionale. Grazie mille, per noi è fondamentale, insomma, che il progetto lo è sempre stato, perché nei nostri bandi, diciamo, c'è proprio uno dei criteri di aggiudicazione, c'è un importante punteggio dato proprio al tema della sostenibilità, degli aspetti green, efficientamente energetico e quant'altro. Quindi ci teniamo molto a certificarlo in questa collaborazione, per noi è fondamentale, quando parlo per noi sono tutti soggetti gestori pubblici.